Eriberto Rosso qui insieme a noi nell'angolo di Giustizia Caffè dalla 34esimo congresso nazionale forense. Avete appena finito una tavola rotonda sul palco relativa proprio al processo, a quello che sta avvenendo, o meglio Gian Domenico Cajazza, il presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ha annunciato, ha ribadito, non so se l'avevate già annunciato, comunque ha confermato. Ha lanciato l'annuncio dell'8, 9, 10 maggio astensione dei penalisti italiani. Perché? Perché secondo lui ha denunciato un accanimento legislativo in funzione giustizialista, facendo due esempi concreti: legittima difesa, la legge sulla legittima difesa, e la legge spazza corrotti. Sì, noi abbiamo proclamato questa astensione 8, 9, 10 maggio perché è giunto il momento di dare un segnale. Noi siamo in mobilitazione da molti mesi, abbiamo lavorato con l'Accademia, abbiamo incontrato i cittadini, siamo portatori di una serie di iniziative per chiarire lo spirito illiberale e della qualità di questa legislatura. Gli esempi sono quelli appunto della riforma della legittima difesa, l'altro ieri del giudizio abbreviato, cioè l'impossibilità di adire al giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Sono la cosiddetta legge spazzacorrotti, sono l'intervento sciagurato sulla prescrizione che determina per via di quella riforma la sostanziale interruzione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di responsabilità che di assoluzione, e che quindi immagina un processo dove si scommette sull'imputato necessariamente colpevole. Allora, oltre, diciamo, al terreno della sfida culturale, dell'affermazione dei principi del giusto processo, del diritto penale liberale, è necessario dare anche un segno, una scossa politica che veda in tutti i palazzi di giustizia, nelle singole sedi, le camere penali protagoniste di momenti non solo di protesta ma di incontro, di spiegazione, di segnale di questo diverso orizzonte culturale, perché sono da difendere principi della Costituzione, sono da difendere elementi di libertà, di garanzie di difesa, anche di prerogative della difesa tecnica nel processo. Ora questo legislatore deve fermarsi e deve ripensare a queste leggi, a queste indicazioni che non sono assolutamente accettabili, e per questo noi ci asteniamo. Ecco, tra l'altro il presidente Cajazza ha anche ricordato praticamente che non saranno solo i penalisti, o meglio ha invitato affinché non siano solo i penalisti ad astenersi, ma che sia comunque il mondo dell'avvocatura a far quadrato, anche perché è stato ricordato più volte durante questa tavola rotonda sul palco del 34esimo congresso nazionale forense: l'avvocato non difende il fatto, ma difende i diritti della persona. Beh, certo, per quanto i nostri avversari, chi avversa questa idea di processo democratico, di processo liberale, continui o cerchi di proporre l'associazione tra la difesa e il delitto, è ovvio, evidente che l'avvocato nel processo difende l'imputato, difende colui il quale è accusato dalla macchina statuale, dall'iniziativa giudiziaria di un'ipotesi di reato. Oggi in questa tavola rotonda abbiamo cercato di contribuire assieme all'OCF di chiedere conto alla politica di perché di queste scelte. Veda, quello che era particolare, importante in questa tavola rotonda è che quasi tutti, se non tutti, gli esponenti delle forze politiche che sono qui intervenuti sono avvocati. Allora il tema è: questa nostra comunità ha comunque dei valori condivisi al di là dei ruoli veniamo chiamati a ricoprire, oppure esiste oramai un tale sfilacciamento culturale, una tale complessità anche dell'organizzazione sociale da aver fatto perdere questo senso, questa idea comune di libertà, di diritti, di ruolo? Questo è importantissimo soprattutto per la idea
che lodevole, importante, che sta portando avanti il CNF dell'avvocato in Costituzione, idea condivisa da alcuni o se non da tutti gli esponenti politici qui presenti. Allora abbiamo cercato di chiarire che noi vorremmo un avvocato in Costituzione che è quello dei diritti, che è quello delle prerogative difensive e non un avvocato che è semplicemente un simulacro della difesa. E noi ringraziamo il segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Riberto Rosso, grazie avvocato. Grazie a voi, grazie.